Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. A Varese mascherine anche all'aperto. Si parte oggi e il provvedimento durerà fino al 9 gennaio. L'obbligo sarà in vigore però soltanto nelle zone del centro, ai Giardini Estensi, alla Schiranna e a Sacromonte, dalle 15 di ogni venerdì fino alle 24 di ogni domenica compresa e dalla mezzanotte del 7 dicembre fino alle 24 dell'8 dicembre. Così ha stabilito l'ordinanza firmata ieri dal sindaco di Varese Davide Galimberti, che proprio come avvenuto a Milano punta a contenere l'aumento di contagi da coronavirus che si sta registrando in questi ultimi giorni e che rischia di subire un'ulteriore impennata proprio nel periodo delle festività natalizie. E sempre in tema di Covid e di feste, il responsabile della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso, non ha escluso l'ipotesi di un Natale in zona gialla in tutta Italia. Ma rispetto alla situazione dell'anno scorso, ha precisato, ci sarà da essere soddisfatti perché significa che avremo contenuto le situazioni peggiori, contenuto il numero di ricoveri in ospedale, in rianimazione e ridotto di molto il numero dei decessi. Passiamo ora alla cronaca e spostiamoci a Caronno Pertusella, dove ieri sera si è formata una voragine nella strada. È successo in via Luigi Favini, nei pressi dell'acquedotto comunale. All'origine del problema ci sarebbe stata una dispersione idrica che ha provocato anche allagamenti in alcuni garage vicini. Fino a tarda sera i vigili del fuoco sono rimasti sul posto insieme con i carabinieri, la protezione civile, il sindaco Marco Giudici, i tecnici della società del gas e quelli dell'acquedotto. Questa mattina comunque sono già iniziati i lavori di ripristino. Andiamo adesso a Origgio, dove un uomo ha scoperto un ladro nell'abitazione del suo vicino e lo ha inseguito. L'episodio è avvenuto l'altra sera in via Volta. Il protagonista della vicenda ha sentito l'allarme della casa accanto e si è precipitato all'esterno, scorgendo un uomo che saltava dalla ringhiera, saliva a bordo di una Fiat Punto di colore grigio e partiva a tutto gas. Ne è nato così un breve inseguimento, concluso però con la fuga del ladro e l'arrivo dei carabinieri che ora hanno avviato le indagini per risalire all'identità del ladro. E chiudiamo con una notizia che arriva da oltre confine. Ieri sera a Cadenazzo, a poca distanza da Locarno, una donna è entrata in una stazione di servizio brandendo un accendino e uno spray, utilizzati come una sorta di lanciafiamme per intimidire la cassiera e convincerla a consegnare l'incasso. La vittima però ha avuto la prontezza di prendere il telefono per allertare la polizia e a quel punto la rapinatrice si è data alla fuga. E questa è l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre questa sera alle 19. Una buona giornata!